Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo tornati con la nostra rubrica di videocritica che, se avete seguito il baretto già lo sapete, ho deciso di chiamare Critical Hits. Critical Hits come sono i brutti colpi nel mondo Pokémon, degli attacchi che infliggono più danno di quello che farebbero normalmente. E analogamente le opinioni che andremo a dare in questa rubrica saranno controcorrente e infliggeranno metaforicamente più danni all'ascoltatore. E se per lo scorso episodio vi devo ringraziare perché è andato molto bene non tanto di visual e di like, il video fra parentesi ha avuto anche dei problemi, ma più che altro a livello di condivisione dell'opinione, credo che quest'oggi la faccenda sia un attimino più complicata. Ora, il titolo è molto polemico ed è molto forte. Io sono consapevole che video di questo tipo potrebbero uscire dalla cerchia dei miei iscritti, quindi l'ho preciso subito. Io sono un grandissimo fan di Pokémon e sono 5 anni che porto video su Pokémon su YouTube. Fatta questa precisazione, Pokémon è peggio di Fortnite. Il titolo è polemico, vi ho detto, ma non è clickbait, perché è effettivamente quello che penso. Fortnite in questo momento ha qualcosa in più di Pokémon. Sotto che punto di vista però? Sotto il punto di vista della gestione del gioco, la gestione del marketing del gioco. Non sono qui a fare una critica su quale sia il gioco migliore tra i due, perché ovviamente, e questo è scontato, dipende dai gusti personali. Io personalmente preferisco Pokémon da un punto di vista puramente soggettivo, ma a livello di gestione del prodotto siamo su un altro pianeta rispetto a Fortnite, ed è un pianeta veramente degradato. Pokémon, ragazzi, ragiona ancora con le meccaniche di 23 anni fa, del 1996. E per meccaniche non intendo le meccaniche del gioco, ma intendo le meccaniche di gestione del prodotto. E non sto dicendo chissà cosa, lo stiamo dicendo tutti. Tutti stiamo dicendo che Pokémon deve cambiare. Tutti vogliamo aria di cambiamento. Non ho sentito ancora una persona che non ha detto parole in favore del cambiamento nel mondo Pokémon. Qualche giorno fa è tornato su YouTube The Pokédark 97, che saluto fra parentesi nel caso stesse vedendo questo video, che ha detto una frase perfetta per descrivere la situazione: Pokémon è un gioco monotono. È un gioco monotono, è lo stesso da 23 anni ed è la stessa gestione del prodotto da 23 anni. Ora, dopo 23 anni, con i ritmi moderni che un gioco Pokémon lo mangiano in 2 settimane, perché con l'arrivo di internet un gioco come Pokémon in 2 settimane è spolpato di ogni novità e muore subito, non va più bene. La propensione a mantenere la stessa gestione del prodotto Pokémon non va più bene, perché crolla di fatto il brand. Crolla di fatto il brand. Ragazzi, io ragiono da content creator, io me ne accorgo di quanto il brand cali. Me ne accorgo perché crollano i numeri, me ne accorgo perché crolla l'interesse, mi accorgo soprattutto di quali siano i periodi migliori del brand e quali invece quelli più stagnanti. E ci credete se vi dico che il periodo migliore del brand, e questa è una cosa assurda, è prima che esca il gioco e non dopo, cioè quando uscirà Pokémon Spada e Scudo? Ragazzi, se non cambierà nulla, Pokémon morirà. Pokémon morirà come è morto all'uscita di Sole e Luna, come è morto all'uscita di Ultra Sole e Ultra Luna, come è morto, seppur in misura minore, perché era già morto prima con l'uscita di Let's Go. Pokémon, ragazzi, è un gioco vecchio dentro. Ragiona con meccaniche e con schemi vecchi. E ad oggi, con internet, con i nuovi ritmi di vita che sono aumentati, Pokémon inevitabilmente crolla a livello di marketing, crolla a livello di vendite, crolla a livello di fanbase. Eppure, messe in evidenza tutte queste problematiche che Pokémon ha nel gestire i suoi prodotti, Pokémon ha un grandissimo potenziale, ha un potenziale altissimo. Penso che sia il brand con più potenziale di marketing e con più potenziale di innovazione della storia. Perché? Perché ci sono i Pokémon. Davanti a me ho un calcolo, ragazzi, molto approssimativo, che non pretende di essere una statistica precisa, ma è per darvi semplicemente un'idea. Allora, in 23 anni abbiamo 8 generazioni, quindi se facciamo una semplice tabellina da quinta elementare abbiamo una generazione ogni 3 anni. E poniamo il caso che le generazioni introducano 100 Pokémon. Sempre facendo statistica, i Pokémon ad oggi sono 807, 8 generazioni sarebbero anche di più, ma rimaniamo sul base: 100 Pokémon per ogni generazione, una generazione ogni 3 anni. Ora seguitemi. In 3 anni abbiamo all'incirca 1400 giorni. Questo vuol dire che se abbiamo 100 Pokémon in 3 anni e un anno è composto da 1400 giorni, potenzialmente avremmo un Pokémon ogni 2 settimane. Sapete quanto vuol dire un Pokémon nuovo ogni 2 settimane? Vuol dire che ipoteticamente il mio canale, per fare un esempio, non che lo voglia fare, potrebbe resistere e vivere per sempre parlando solo delle news che rivela Game Freak, parlando solo di quel Pokémon che esce, perché su un Pokémon puoi fare una miriade, e ti giuro, una miriade di video. Ovviamente io non pretendo che esca un Pokémon ogni 2 settimane, ma questo è per farvi capire quanto Pokémon in realtà possieda del potenziale per essere un brand innovativo. Qual è il problema allora? Il problema è che nel gioco Pokémon abbiamo subito
tutto. Abbiamo subito tutti i Pokémon e tutta la trama. Questa cosa, benché possa piacere ad alcuni, e io posso accettare tranquillamente il ragionamento del tipo preferisco avere tutti i Pokémon, preferisco avere tutto e subito, ma io ragiono da content creator, una roba del genere uccide il Pokémon a livello di community. Perché in 2 settimane, se hai tutto, internet ti ha mangiato, internet l'ha già finito tutto il gioco, c'è già tutto in circolo. E allora, come risolvere questo problema? È qui che entra in gioco Fortnite, secondo me. Fortnite introduce cose ogni settimana. Questo vuol dire che gli youtuber di Fortnite hanno un sacco di fonte da cui attingere per l'intrattenimento. Occhio, questo non vuole essere un discorso egoistico, perché se tu aggiungi qualcosa a un videogioco che è già in commercio, che è già uscito, invogli le persone a continuare a giocarci. Io posso buttarvi giù qualche esempio di quello che si potrebbe fare, ma molto banale, l'ho pensato 10 minuti fa probabilmente. DLC per aggiunte della trama, eventi per catturare i Pokémon leggendari e basta con sto cazzo di dono segreto, queste settimanali che magari ti premino con qualcosa che faccia più scalpore o che sia banalmente più utile di uno stupido strumento che non interessa a nessuno. E secondo me la cosa più importante, la cosa che avrebbe più senso fare, è fare aggiornamenti al gioco mentre è uscito, aggiungendo nuovi Pokémon mai visti. Ma voi vi rendete conto, non so se vi rendete conto, io parlo da youtuber come ho già detto 10 volte, non so se vi rendete conto quanto rivitalizzerebbe la community fare aggiornamenti inserendo nuovi Pokémon con un ritmo anche lontanamente paragonabile a quello con cui Fortnite aggiorna il suo gioco mettendoci le skin. E Fortnite di skin a season non so quante ne abbia, ma non ne ha tante quanto potrebbero essere i Pokémon introducibili in Spada e Scudo, per dire. Facciamo questo parallelismo un attimo. Immaginiamo i Pokémon come se fossero delle skin di Fortnite. Le skin di Fortnite sono delle semplici skin a scopo estetico, eppure tirano un botto, eppure la gente è interessatissima, senza che io ne capisca il motivo, ma è interessatissima. Immaginatevi se, ad esempio, l'ottava generazione dovesse introdurre 100 Pokémon, ne inserisse solo 70 nel gioco appena esce e con il tempo ne introducesse 30 di nuovi all'interno del gioco tramite aggiornamenti, tramite eventi, tramite anche DLC, che sarei pure disposto a pagare, sarei pure disposto a pagarli questi DLC. E immaginatevi un effetto come quello delle skin di Fortnite solo quintuplicato, perché un Pokémon non è una skin di Fortnite, è molto di più, c'ha delle evoluzioni, ha dei typing, ha delle background story dietro, c'è tantissimo di cui dire di un singolo Pokémon. E se Nintendo si svegliasse e rendesse Pokémon un gioco moderno, anzi contemporaneo, perché è questo quello che manca a Pokémon, essere un gioco contemporaneo. Let's Go è stato il tentativo più maldestro della storia di attirare nuovi fan, perché con un gioco di quel genere i nuovi fan non sono attratti, non frega nessun bambino di vedere la grafica cartunesca, i bambini frega di avere nuove cose, devono essere invogliati a giocare un gioco. E Fortnite è il gioco perfetto per loro, perché adesso non più, perché adesso sta diventando tutto competitivo, ma ai tempi lo era, perché continuava a invogliare ad aprire il gioco. Pokémon Spada e Pokémon Scudo, se non entreranno un minimo, non sto dicendo di diventare Fortnite, ma se non entreranno un minimo in questa mentalità, non invoglieranno dopo 2 settimane nessuno ad aprire il gioco Pokémon. Nessuno che perlomeno si approccia a Pokémon per le prime volte. Perché o ti dedichi al competitivo, ed è una scelta, ma il competitivo non è qualcosa per tutti, non è un qualcosa di massa, è un qualcosa che solo delle persone più grandi possono gestire. E se ci fosse una lore di gioco accompagnata dagli eventi, accompagnata da nuovi Pokémon, ci sarebbe una community più attiva, e la community più attiva farebbe girare di più il nome di Pokémon, e Pokémon finirebbe più in home di YouTube e di altri social, e delle persone che non hanno mai visto Pokémon vedrebbero il logo e si chiederebbero che cos'è, e magari si interesserebbero, potrebbero comprare il gioco. Questo vuol dire automaticamente aumentare i propri fan, e cara Nintendo, mi rivolgo a te, vuol dire anche più soldi. Perché mettiamoci l'anima in pace, questo discorso l'ho già fatto in live, Nintendo e Game Freak non devono nulla ai propri fan. Non è per me che devono rendere il gioco più moderno, non è per la community italiana di Pokémon che devono rendere il gioco più moderno, non è in sostanza per i fan. Perché come io ritengo di non dovere niente a Masuda, di non dover niente a Omori, loro automaticamente non devono niente a me, loro fanno un prodotto che io consumo. Non pretenderò mai che Game Freak guardi questo video e scossa dalle mie opinioni faccia il gioco. Io guardo al futuro del brand da una semplice persona, da un semplice ragazzo che produce un contenuto su un determinato argomento e che vede i numeri abbassarsi e rialzarsi a seconda dei periodi. E dunque traggo le mie conclusioni, ma le mie conclusioni, prima di tutto, Nintendo dovrebbe applicarle per fare più soldi. Perché ad oggi è questo il futuro, secondo me, del videogioco. Un gioco che continua a stimolare nel tempo e non semplicemente nella campagna marketing come fa Pokémon. Quando si dice che Pokémon è monotono, si dice questo e a me spiace.
pace per quelli nostalgici, per i romantici che diranno no, non facciamo queste cose. Posso anche essere d'accordo con voi, ma il futuro del marketing è questo. Voi mi potrete dire tranquillamente che è più bello così e che quindi speriamo che Nintendo non segua le tue opinioni. Ci può stare, sono opinioni. Io, ragionando da videogiocatore, questo vedo all'interno del brand Pokémon. E sto proponendo questa rivoluzione nel mondo Pokémon, questo continuo aggiornare il gioco, non perché Nintendo deve fare felice me, ma come semplice mossa di marketing, come modo di fare più soldi, perché ad oggi quello è il futuro dell'industria videoludica, che piaccia o meno. A me sinceramente piace, perché mi rende un gioco più stimolante, a qualcuno magari invece no. Quelle sono sicuramente opinioni soggettive, scrivetele nei commenti, ne discutiamo un po' assieme, ma ciò non toglie che il futuro sia uno e non due. E allora mi chiedo, ma perché non lo fanno? Possibile che non ci arrivino? Possibile che non vogliano capire, che non vogliano investire su uno dei giochi più importanti dell'intera casa Nintendo? Non lo so, magari sono giapponesi, vogliono essere tradizionalisti, non ne ho idea sinceramente, ma mi sembra assurda questa cosa, che ancora si cerchi di puntare su un titolo così vecchio senza rinnovarlo. Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sono palesemente un tentativo per attrarre nuovi fan, ma è un tentativo goffo, è il modo esatto in cui non si dovrebbe fare quello che si è fatto. E questo mi fa legittimamente supporre che a Nintendo interessi aumentare i propri introiti, che non si accontentino se hanno provato con Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee a attirare nuovi fan. Ma quella non è la strada da proseguire. Quello non è quello che vogliono le persone. E allora, se vuoi creare un titolo che possa attrarre nuove persone, devi stimolare inizialmente le persone che ci sono già, devi stimolare la community. Devi stimolare me, Luke, Federic, chiunque, devi stimolare chiunque a produrre contenuti su quel titolo. Perché più contenuti si produce, più il nome gira, più persone arrivano. Questa è la meccanica giusta ad oggi. E per stimolare le persone occorre che il gioco non muoia quando esce, occorre che il gioco continui ad aggiornarsi. Io vedo intorno a me continuamente giochi che si aggiornano. Non credo, sinceramente, che sia impossibile farlo su Nintendo Switch. E mi rendo anche conto che questo sarebbe un passaggio epocale per il brand Pokémon. Sarebbe anche difficile magari da accettare per molti. Ma ragazzi, il futuro è davvero questo. Questo è il futuro dell'industria videoludica. E se non vogliamo vedere Pokémon morire, se non vogliamo vedere Pokémon morire, se non vogliamo vedere Pokémon cadere nella monotonia, bisogna agire, e bisogna agire anche in fretta. Perché col tempo arriveranno nuovi titoli con queste peculiarità, e chissà, magari arriverà un titolo simile a Pokémon, ma con questa mentalità, e magari Pokémon finirà nel dimenticatoio. Io sono consapevole a sto giro di aver fatto un video molto forte, e sono anche consapevole di aver utilizzato dei toni che tecnicamente di solito non uso, eppure secondo me era necessario. Perché oggi non stiamo parlando delle mega evoluzioni, ragazzi. Oggi stiamo parlando del futuro del nostro brand. È importante fare la voce grossa, per quanto poi il mio canale sia piccolo. È importante diffondere idee. È importante, secondo me, cercare una discussione sul perché Pokémon sta morendo. E io, oltre che cercare una discussione, ho proposto anche una soluzione. Chiedo ovviamente a voi qui sotto nei commenti di proporre delle vostre soluzioni, di proporre delle vostre idee, di dare le vostre opinioni, anche e anzi soprattutto contrastanti alla mia, perché è dal contrasto che si può arrivare a qualcosa che possa accontentare tutti. Quindi mi raccomando, scrivete qui sotto le vostre opinioni. Vi invito poi, ovviamente, se il video vi è piaciuto, a lasciare un mi piace. Ed è una cosa che non chiedo mai, e chiederla a fine video è davvero inutile, ma vi invito a condividere questo video. Condividetelo, perché dobbiamo condividere quella che è una discussione, e quello che deve essere un luogo di discussione innanzitutto. Quindi per questa volta vi chiedo questo particolare sforzo. Ovviamente, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a iscrivervi e a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Inoltre, come al solito, vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.